Come va? In quarantena. Mamma padrona, dove? Tarantino, quanto sei brutto. Che bella luce. Lorato, non ballassa la telecamera, Devo tenere tutti accesi. A dove sta Dario? Qua. Ah, ecco, dentro vedevo. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno a te. Siamo qua perché dopo la defesa ci abbiamo preso anche col coronavirus. Ragazzi, c'è un bambino, chi è? C'è una creatura che interviene. Allora, gli operai della Whirlpool che stiamo seguendo, diciamo, ormai da mesi nella loro... Nella loro vertenza, nelle loro vicende, stavano, è meglio dire, adesso poi vi aggiorno, in quarantena anche loro, forzata, quindi tenuti a casa dal lavoro. Ricorderete che hanno lavorato anche più di tanti altri, sono andati appunto rischiando, poi a un certo momento hanno chiuso la fabbrica, stanno a casa continuano a interrogarsi sul loro futuro, anche in virtù delle dichiarazioni che comunque sono state fatte sulle sorti della loro azienda anche a Pasqua, e stavano in questo momento, all'inizio della settimana, in attesa di sapere se e quando sarebbero dovuti tornare a lavorare. Oggi hanno fatto una riunione alle RSI di fabbrica a livello nazionale e sono arrivati ad un accordo per farci riprendere a lavorare. La distanza di sicurezza, la chiusura della mensa e delle aree comuni, due mascherine, igienizzazione, misurazione della temperatura. Tutto questo da quando? Non abbiamo ancora la data precisa, potrebbe essere domani come può essere fra 10 giorni. No? Ma voi volete ripartire o no? Sì, assolutamente sì. Con le dovute sicurezza sì. Abbiamo sempre dimostrato alla fine di voler lavorare. Dobbiamo cercare di capire se questo sacrificio è utile. La Whirlpool ci chiede di lavorare dicendo che la produzione è necessaria, però ribadisce la chiusura al 31 ottobre. Durante questo periodo ribadire la chiusura ad ottobre è brutto, anche se tu parli con Invitalia di un possibile compratore, sia impossibile trovare un compratore durante un periodo come questo. La dichiarazione che è stata fatta dal presidente di Whirlpool EMEA Morelle è stata pesante. Prima ha parlato che dopo il virus ci sarà un mondo diverso, bisogna dare più spazio alle emozioni che alle persone, non alle cose, e poi ha detto però Napoli chiude. Quando l'ha fatta sta dichiarazione? Domenica di Pasqua. A sorpresa. Da una parte voi volete tornare a lavorare, però voi dite noi torniamo a lavorare, rischiamo la salute e questo ottobre ci chiude. Che potere contrattuale avete? Una possibilità, una carta da giocare ce l'abbiamo, perché qua parliamo di tutto il gruppo Italia che necessita del rinnovo degli ammortizzatori sociali. Noi già abbiamo subito una chiusura dal 31 maggio, abbiamo sofferto tanti mesi e stiamo ancora soffrendo con il coronavirus che ci ha dato la botta finale. Stando a casa con una posta di depressione stiamo pagando di più lo stress, non si dorme, è dura. Si dice che ci può stare un ritorno di questo coronavirus di ritorno a ottobre, novembre, cioè proprio nella fase della chiusura. Io spero che non ci sarà niente, che finisce tutto e stiamo tutti bene. Non credo che la nostra fabbrica deve essere quell'unica a pagare per quanto possiamo subire ancora queste torture. Noi dobbiamo essere sempre noi stessi, andare avanti con i nostri valori e con le nostre lotte che stiamo facendo. Su tutto ciò Patuanelli che dice? Se dice qualcosa, che ne so. Ieri sera. Scusate, ho fatto sta domanda, roba devo fare, parlate del governo. Ieri sera, da 50 giorni. Stiamo aspettando una sua, apparizione. Di Maio non ve lo chiedo più. No, aspetta. Che devo fare? Che è successo? Io non ho toccato niente. Nomini Di Maio, succede un casino. Qualcuno sta saporando. Di Maio. E Whirlpool ha ribadito, pure con il problema del coronavirus, noi, il sito di Napoli, per noi, è chiuso il 31 ottobre. Ma questo è grave. Ora è il momento che conta. Veramente dimostri di avere il polso del paese, non solo quando si parla di coronavirus, ma anche quando si parla di buon lavoro. Questa è una crisi che riguarda tutti. Anche su quelli che lavorano. Credete che dopo questa pandemia, diciamo, si risolve, Conte resterà al suo posto? Io ho molti dubbi, ragazzi. Una cosa più grande di noi. Il ministro deve chiedere alla Whirlpool tempo, ulteriore tempo. Ragazzi, è finito il tempo. Dico grazie della tua disponibilità. Grazie a voi, io per quello che posso fare qualcosa provo sempre a fare. Grazie Diego. Ciao Diego, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, ciao, piacere. Ciao, ciao. Napoli non molla. Napoli non molla. Mai. Vabbè. Allora, un applauso agli operai della Whirlpool che sono tornati a lavorare. In realtà 24 ore dopo questa chiamiamola mini assemblea, insomma, diciamo per quel che
questa cosa strana che è accaduta, perché comunque continuare le lotte stando ognuno a casa propria, collegandosi, oggettivamente è una cosa mai sperimentata prima, ma che va avanti e si fa. E sono stati convocati, sono andati in fabbrica e hanno avuto, se ho capito bene, tipo ieri, potrei sbagliarmi con i giorni, o ieri o l'altro ieri, un corso sulle nuove procedure di sicurezza, insomma sulle modalità di ritorno al lavoro, e poi ritorneranno, penso, la settimana prossima in piena regola a lavorare, con la minaccia della chiusura al 31 ottobre, che viene confermata, è stata confermata, avete sentito, anche il giorno di Pasqua.